Io dico sempre che quando si è sul palco e si sta facendo uno spettacolo, no? Non sempre, anzi quasi mai, a dire il vero, tu hai una condizione ideale per affrontare il palcoscenico. Perché 5 minuti prima hai litigato con tizio, perché ti hanno dato una notizia che non era quella che volevi sentire, perché ti sei bucata la gomma della macchina, perché ci sono mille cose positive o negative che ti fanno salire sul palco che non ci stai dentro. Allora io dico sempre, soprattutto se le cose non sono proprio positive, bisognerebbe sempre riuscire a trasformarle e a usarle, no? Vabbè, io ho sempre dei personaggi molto estremi, quindi che mi permettono di andare a sfrugugliare, no? Determinati ambiti, e quindi se ho una situazione di agitazione la posso usare tranquillamente, magari se canti un brano delicato è più difficile, però normalmente anche comunque, perché cos'è? Comunque è sempre sentimento in movimento, è sempre emotività, e quindi se tu la riusi la riesci in qualche maniera a trasformare. Questo in generale sull'emotività, e poi invece su quello che voi pensate, e sicuramente a torto, sia il vostro limite o difetto o debolezza, sappiate che è invece sempre, e non è per fare un discorso, il discorso del Sant'Antonio di turno, ma è sempre la vostra forza. Ed è impressionante questa cosa. Non è che bisogna soltanto saperlo, perché è così. La vostra apparente debolezza, perché chi lo ha deciso che è una debolezza? Ci sono delle regole, chi l'ho decise io le regole? No. Allora, secondo la mia regola, questa non è la mia debolezza, è la mia forza. La dolcezza, la delicatezza, perché dovrebbero essere una debolezza? Il fatto di cantare piano piuttosto che il fatto di essere un po' timidi, perché dovrebbe essere la mia debolezza? Può essere soltanto e bene la mia forza, no? Quindi sfrutta questa cosa. Sfrutta questa consapevolezza. Se uno è consapevole di chi è, può essere in qualsiasi modo e propone se stesso, punto. E gli altri diranno, oh, guarda com'è questo, intanto diranno com'è originale, com'è diverso, com'è nuovo, che bella sensazione che c'ho, che dimmi. Un microfono può essere anche una specie di antenna sulla quale tu scarichi un bel po' di tensione, eh? Il microfono non è soltanto un mezzo per amplificare la voce in quel caso, ma diventa un po' come la chitarra per qualche cantautore che è particolarmente timido, e allora mettendosi la chitarra davanti crea una piccola corazza, no? Ci sono tantissimi cantautori, non so se lo sapete, ma che senza chitarra non riescono a cantare, o se non sono dietro il pianoforte non riescono ad esprimersi, perché comunque, no, mettono questo strumento in mezzo. Questa cosa qua è soltanto, vedi, è soltanto l'aspetto fisico di quello che poi succede dentro nella tua voce. È apro. E quindi non è semplice, perché davanti alla gente aprire vuol dire aprire. Cioè, altro che chitarrina e pianoforte, aperto, ignudo. Va bene, benissimo, stra bene. Sono un po' provato però, Sono tutto sudato. Queste due performance. Anche noi, c'è una tensione proprio a livello. Noi sappiamo che la voce nasce qui, no? C'è il diaframma. Qui abbiamo anche il famoso plesso solare, che è un centro, un chakra per tutte le culture orientali fondamentale, cioè lì
se uno ti piglia per benino puoi anche morire, no? Capito? Ci sono tutti i vari chakra, no? E questo qua è proprio quello centrale, quello più. Tra questo e questo non saprei. Io ovviamente so. Sono come collegato a questo. Gli voglio tanto bene. Però questo qui è un punto essenziale. E qua, se questo è bloccato, sono bloccate le emozioni, è bloccata la voce, è bloccato tutto. Tanto è vero che quando si è piccoli e scopriamo questo punto, una delle cose più divertenti fra noi maschietti, perlomeno, è quella di darci un cazzotto lì per vedere l'effetto che fa. L'effetto che fa è... E quindi tu devi mollare questo punto, devi mollarlo e lasciarlo vivere, lasciarlo andare. Questa operazione che faccio fare spesso è questa, perché non puoi tenere, finché ti muovi, come fai a tenere? Capito? Devi per forza insieme a lui muoverti, non puoi tenere. Ti ricordi ieri, no, che abbiamo provato? Finché ti muovi non puoi tenere, e quindi senti, anzi va proprio per conto suo, no? Perché soffre dei movimenti, soffre, è coinvolto nel movimento dei muscoli addominali e del diaframma che continua a fare questa cosa. Tu la potresti usare in modo da lasciarlo andare da una parte e capire che però il tuo fiato determina questa cosa, cioè il tuo fiato ti permette di non fare io sono Egeria, ti permette di fare io sono Egeria, lo sostieni, poi li respiri e via ancora, mai bloccare dopo la respirazione, perché il punto è non devi fare ok? Ci vuole. E per esempio un'altra cosa da fare è ha, 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 ha. Prova. Però su queste canzoni in particolare quello che conta è proprio la sfumatura. C'è un famosissimo pezzo di jazz che si intitola appunto Sfumature, Nuance, e la sfumatura è tutto in un brano fatto di niente, di poche cose, no? C'è soltanto un'apertura, se ci pensate, tutto il resto è quasi monotono. E poi c'è solo un momento arioso, tutto e poi tra prima, quinta, basta. Quindi è abbastanza monotono. Se tu non sfrutti le nuance, cioè le sfumature, sai che è. Poi hai anche dal vivo, cioè parlando di video dal vivo, così era di una... Cioè, sembra che tutto le venga di una facilità incredibile. È vero, come tutti i grandi. Andate a vedere Roberto Bolle che parla. E non mi direte altro che... Sembra che voli, non sembra fare nessuna fatica. Quel risultato è il risultato di dalle 8 alle 10 ore al giorno di allenamento per tutta la sua vita, per tutta la sua vita. Sì, sicuramente un grande talento naturale, perché quel fisico gliel'ha dato Dio. Sì, l'ha scolpito dopo, però ragazzi, cioè Dio o chi per lui, voglio dire, io tutte le volte dico questa cosa perché magari c'è chi potrebbe anche non essere d'accordo. Comunque, è nato così, ecco, gliel'ha dato la sua mamma e il suo padre, ecco. Quello di sicuro, non c'è dubbio. È impressionante, Roberto. Impressionante perché... Beh, per stare anche sul più piccolo, andatevi a vedere Cappello Cilindro con Fred Astaire e Ginger Rogers, e uno dei più grandi ballerini di tip-tap. Tip-tap direi che è molto riduttivo rispetto a Fred Astaire o a Gene Kelly. Andatevi a vedere quel periodo del grande cinema americano, e vedrete che loro veramente, effettivamente, sembra che abbiano i pattini, ma non ce ne hanno. Hanno le scarpe. Fiu, fiu, fiu.
che lei fra l'altro non era considerata una ballerina pazzesca, ce n'erano di altre molto molto più brave, però era perfetta per lui, cioè loro due insieme facevano la coppia. La coppia sapete che non è, è una cosa, è una struttura altra rispetto ai due singoli che si trovano, e quindi loro erano la coppia perfetta. A parte lei aveva una faccia, una simpatia, Ginger Rogers, andatevelo a vedere qualche filmino, dai, che è divertente, però sono tutti molto divertenti, tra l'altro, tutti sull'equivoco, l'amore, questo e quell'altro, ma molto, molto carino. E quindi andatevi a vedere anche lui, volendo, per vedere la naturalezza. Per vedere la naturalezza basta vedere come si chiamava il violoncellista russo, Dio, quello che, che poi quando cadde il muro di Berlino, lui andò, Rostropovich, andò sotto il muro a suonare. Che roba! Ah, tra l'altro hanno fatto una prova nella metro, mi pare a New York. Hanno preso il più grande violinista, l'avete visto quelle cose? Sì, sì, sì. E l'hanno messo nella metro a suonare. Straordinario. E solo i bimbi si fermavano. Gli altri, il più grande violinista del mondo lì a fare quelle cose, Tutti. E bimbi? Loro sì, infatti non ho detto a caso ieri, l'altro giorno, mi sembra siano passati una settimana, che io ho nutrito il fanciullino, perché questo è il sistema, cioè non devi mai smettere di essere curioso, non devi mai smettere di stupirti delle cose, perché tutto ci stupisce continuamente. Se tu dai tutto per scontato, sì, ma quello sì, ma tanto, ma sì, ma quello si fa, ma quell'altro, e allora basta, la vita non ha più succo, non c'è più niente. Hai già spremuto il limone, finito. Cosa fai con il limone quando hai spremuto? Da voi! Voi mi avete rovinato, ragazzi. Poi vado a mangiare l'insalata, sarò tristissimo. No, perché dopo tutto questo mi verrebbe mangiare una bella arrabbiata, hai capito? Cioè, perché sono proprio pieno, zeppo di roba.